innanzitutto il dipinto aveva una vernice molto ossidata, superficiale, e che tra l'altro era disomogenea perché si presentava in alcune parti lucida e in altre molto matte. Il colore era sicuramente stato nel passato danneggiato sia da dei distacchi tra preparazione e colore, ma anche da innumerevoli ridipinture alterate nel tempo e diventate di colore scuro. A livello strutturale, per fortuna, invece il dipinto stava in buone condizioni. Questo significa che la sua tela è ancora in grado di supportarlo, soprattutto grazie al fatto che nell'ultimo intervento di restauro è stato rifoderato e ritensionato su un telaio espandibile. Il nostro team di conservatori e restauratori si è occupato prettamente dei restauri dell'arcata e della volta e dei dipinti ad olio su pietra. Grazie ai restauri è stato possibile migliorare le condizioni conservative delle opere. Grazie alla pulitura delle dorature, per esempio, è stato possibile rimuovere uno spesso strato di patina applicato durante gli ultimi lavori di manutenzione e restauro degli anni 90. Uno strato di patina che aveva del tutto virato la colorazione dell'oro, portandola verso dei toni ambrati e brunastri che per nulla si sposavano con il resto delle decorazioni dell'oratorio, tantomeno con le decorazioni parietali della cattedrale. La pulitura dei sottosquadri, così come la rimozione dell'ultimo strato di ridipintura a base acrilica, ha permesso da una parte di poter capire la stratigrafia e dunque capire quale poteva essere la colorazione originaria delle parti piatte, delle parti monocrome, e da un'altra parte ci ha aiutato anche a liberare la pietra da uno strato che non ne permetteva la giusta permeabilità. Un altro aspetto fondamentale è stato quello della logistica, in quanto non è stato semplice coordinare il lavoro delle ditte all'interno dell'oratorio. Il progetto implicava la movimentazione di differenti opere, dunque ogni operazione era la causa o la conseguenza dell'operazione successiva. Si è trattato dunque di creare una sorta di Tetris di operazioni. Sono stati riscoperti alcuni dettagli da tempo offuscati dal deterioramento dei materiali stessi. La cosa che ci preme sottolineare è proprio quella che, nonostante la diversità e l'eterogeneità anche delle persone che hanno lavorato all'interno dell'oratorio, che siamo riusciti ad ottenere il risultato che ci eravamo preposti in partenza.